Ciao a tutti amici, sono io Giulia War e oggi sono qui per fare la recensione di questo nuovissimo album di Frozen in inglese. Sì ragazzi, la Disney ha pensato di fare questo album di figurine di Frozen, però in inglese, quindi tutto è scritto in inglese, in modo tale da imparare l'inglese divertendoci. Appunto lo dice qui, insieme a Olaf, e dice infatti divertiti, attacca e impara con la prima collezione di figurine che parla inglese. Quindi insomma, ho pensato che poteva essere anche un qualcosa di carino da recensire, e invece non sono quei soliti album che comunque attacchi le figurine e basta, invece così puoi imparare proprio l'inglese, si può imparare l'inglese. Appunto sopra dice un album più 25 English stickers, quindi delle figurine in inglese, e costano solo 3,50€, appunto ci sono dei pacchetti con ognuno 5... Uh, sì, cinque figurine, ovviamente, della linea di Disney English, quindi appunto ci sarà proprio come una parte del, della Disney che fa solo queste cose tutte in inglese, poi from the Movie Disney Frozen. Quindi, appunto dal film Frozen, c'è il nostro Olaf che ci saluta. Dietro invece ci mostra anche come dovrebbe essere l'album, ci mostra per esempio Sven e, ci, uh, e uh, ci insegna come si pronunciano alcune parti del suo corpo e dice puoi imparare a scrivere e cantare in inglese, puoi riconoscere i numeri o scoprire i nomi delle stagioni, insomma puoi studiare una nuova lingua mentre ti diverti a completare il, il tuo nuovo album Stick in English. Insomma, è davvero un'idea molto carina. Bene ragazzi, è arrivato il momento di aprirlo, quindi togliamo il nostro album. Bene, eccoci qui con il nostro album di figurine in inglese, più 5 pacchetti che apriremo presto. Come possiamo notare sulla copertina c'è ovviamente Disney Frozen: Il regno di ghiaccio, English is fun, ovvero l'inglese è divertente, c'è ovviamente sticker album, quindi album di figurine, ci sono Anna ed Elsa, molto carine, poi Kristoff e Sven, e ovviamente Olaf, molto divertito, ovviamente panini e le grandi raccolte per la gioventù con ovviamente Disney English. La copertina è molto simpatica anche perché que c'è questo particolare modo di disegnare che si può trovare anche in molti libri di, di, di Frozen, io li ho visti per esempio alla Feltrinelli. Qui dice in breve due sorelle, un pupazzo di neve e un mondo incantato, manchi solo tu, quindi appunto ci invita a entrare nel fantastico mondo di Frozen. Poi ovviamente ci ricorda anche di comprare questo, gli amici sono la nostra famiglia o oh, il magazine, vivi anche tu con Anna, Elsa e Olaf le magiche avventure del nuovo magazine ufficiale Disney Frozen. Trovi storie di amicizia, bellissimi giochi e una valanga di attività divertenti. In ogni numero un bellissimo poster tutto per te. Il 18 di ogni mese in edicola con un fantastico regalo. Quindi, per chi lo volesse andare a comprare, è disponibile dal 18 di ogni mese. Bene, è il momento di aprirlo. Qua... Uh, ricorda anche di cuccioli, di cuccioli, un album probabilmente o insomma un, un magazine. Ecco, qua parla anche ai genitori. C'è anche appunto scritto enjoy, che significa divertitevi, divertimento. E se andiamo a vedere, appunto dice divertitevi. Ok. Tra l'altro ci parla anche delle attività che si possono fare: contare, leggere, scrivere, colorare e giocare. Poi l'album è diviso in sezioni per argomento di conversazione, ordinate per difficoltà, dalle parole più semplici a quelle più difficili. Ci sono poi, poi pagine di gioco e uh, si potrebbe. Ah, eh, e poi in ogni pagina si può pre premiare il uh, bambino insomma con un adesivo speciale quindi insomma è un qualcosa di molto divertente qui ci mostra anche alcune sezioni c'è cioè la famiglia poi per esempio la storia anche ci danno il benvenuto i numeri i colori insomma uh, Insomma, molto cose carine, per esempio anche i vestiti, le stagioni, molto divertente. Poi, ovviamente, ci dà il benvenuto e ci dice ciao, hello, poi are you ready? Siete pronti? E altre cose in inglese, insomma, molto carino per imparare bene l'inglese, specialmente per quei bambini più piccoli che amano Frozen. Poi, qua cominciamo. I numeri, quindi si imparano i numeri fino a 10. I colori, molto carine anche queste, mi verrebbe proprio voglia di colorarle. Poi gioca con i numeri, gioca con l'alfabeto, quindi si impara anche l'alfabeto, molto carino. Gli opposti, quindi le cose opposte, tipo piccolo o grande, le stagioni. Con Olaf, che essendo un pupazzo di neve, ama l'estate. Ok, qua si gioca quindi. Il corpo: impariamo come si dice: capelli, occhi. Poi, qua le stagioni. E qua, congratulazioni. O oh, dobbiamo mettere il nome: ha completato il Disney English. for... Ah, questo di solito alla fine si dovrebbe compilare. I genitori dovrebbero compilarlo. Ok, oh, questo parla delle stagioni. Sì, molto carino. C'è anche questo tipo volantino dove mostra alcune parole e se appunto sono tipo canzoncine, molto carino davvero simpatico andiamo avanti poi anche degli animali il corpo degli animali per esempio del nostro Sven poi i vestiti il guardaroba reale sempre altre cosine da colorare la famiglia e gli amici i sentimenti e le emozioni l'album di famiglia qui sempre giocando una magica avventura e la festa e infine un piccolo quiz. C'è anche un altro disegnino da colorare, e poter scrivere anche un qualcosa in inglese a Olaf. Insomma, è un bellissimo album. Adesso apriremo le bustine. Ecco il pacchettino con Olaf. Vediamo subito. Allora c'è questa tutta la bellissima famigliola. Poi ci sono uh, Anna ed Elsa, uh, Sven, alcune lettere, quindi possiamo scrivere il nostro nome. Anna ed Elsa che sono, si divertono. Poi l'altro pacchettino. Allora Sven e Christoph che vanno da qualche parte. Poi Hans e Christophe, altre lettere. I, la G, è viva! E Olaf che guarda il cielo. Poi altro pacchettino. L'ho aperto proprio bene. Questi, tipo fiocchi di neve, molto carini. Qui, quando Anna e Hans sono ancora innamorati, Anna e Olaf. Alcuni numeri, e questo qui troppo simpatico, che adesso non mi ricordo come si chiama, però insomma era davvero simpaticissimo. Nella serie: poi Elsa nel, in versione Frozen Fever, poi Sven con delle carote. Altre lettere, poi altre parole da poter imparare e questi fiorellini. Ultimo pacchetto, vediamo, vediamo. Altri fiocchi di neve più piccoli. Una metà dove a quanto pare c'è Sven, Sven Ans preoccupato. Ah, e poi questi qui sono i genitori di Anna ed Elsa preoccupati. Ragazzi, è incredibile! Sono riuscita a non trovare doppioni. Wow, una cosa memorabile, davvero. Insomma, che vi posso dire di questo album in inglese? È davvero un'idea carina per stimolare i bambini a imparare questa nuova lingua che un giorno saranno costretti a imparare. Quindi lo consiglio, specialmente per chi magari anche ha dei fratelli, delle sorelle più piccole. Insomma. Che, uh, per stimolarli a imparare l'inglese. Bene, adesso passiamo ai saluti. Allora, oggi voglio salutare Franceschi Italiano, Ilenia Ruscillo, Arianna, Sabrina Sepe, Blindbacks Review, Emily Christie 2, Dardi 299, Lili. Giulia Cornogolub, Alev Ismailova, Love Kawai, Sandy Tiozzo, Alicia Campione, Marika Franzese, Alessandra Roccolano, Fatma Celislami, RCN03, Michele Ivani, Anna Maran, Gloria TV MLP2, Monica Negro, Elena Bresciani, Steforo, Stefania Serratore, Lina Iones, Pins Limone, Andrea, Kaat Kaur, Giulia Mugnos, Jennifer Zamparino, Sofia di Rarity Love, Adriana Liberatore, Ariele, Telefono Pellino, Rossella Ferrari, Dorotea Testa, Memmi Pastel Lolita Kawai, Aurora Farina, Melania Porricelli, Lucia Pizzelli, Maria Pia Spadaro, Giulia 2007 e Lorella Albertini. Spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima, ciao!